Cantico numero 461. Cantico numero 461. La causa è tua, Signore Gesù Cristo, la causa che noi sosteniamo. Sia ringraziato il Signore per questa opportunità di essere di nuovo qui per ascoltare la Sua parola. Non so se alcuni fratelli hanno il cuore ancora pieno. Non vedo il fratello Kupfer in questo momento. Probabilmente si è abbassato molto. Oh sì, è qui. Leggerò solo alcuni passi della scrittura. Ma se tu o qualche fratello del Belgio avete un breve pensiero da portare, siete i benvenuti. Nel frattempo ho da darvi la triste notizia che il fratello Pirsic è tornato a casa. E ogni volta che sentiamo che qualcuno torna a casa, questo ci tocca il cuore. E sappiamo che l'ora scoccherà per tutti. Non c'è nulla di certo sulla terra? come l'ora in cui dobbiamo andarcene da qui. E forse i giovani o i minori non sono ancora in grado di considerare che cosa sia se si è diventati anziani. Ci si pensa seriamente e ci si pone la domanda come sarà la... Non mi riferisco alla gloria, quella ci sarà, ma a come ce la caveremo davanti a Dio. Ciò che conta è come ci arriveremo. E chiunque abbia qualche anno alle spalle in questo pellegrinaggio esaminerà se stesso più volte. Non c'è spazio per la sicurezza di sé ma piuttosto per una profonda autoanalisi. E la domanda, sono in grado di affrontare me stesso, le persone e Dio? Questa è la grande domanda. A questa domanda arriviamo tutti noi che siamo invecchiati. Sì, vorremmo avere di nuovo 18 o 19 anni, certamente tutti, senza eccezione. Coloro che hanno 50 o più anni, sotto i 50 anni probabilmente no, ma tutti coloro che hanno 50 anni o più anni molto probabilmente ci avranno pensato qualche volta. Oh, come sarebbe bello! Se si potesse ricominciare tutto da capo, se si potesse tornare a 17 o 18 anni, ciò sarebbe bello. E sapete, il fatto di avere questi pensieri ha un significato molto speciale. Dopotutto, siamo destinati ad essere giovani un giorno e a rimanere giovani per l'eternità. L'ho letto recentemente in un sermone del fratello Brana, in un sermone in lingua inglese. Non ho voluto dilungarmi oltre quando ho raccontato la mia esperienza del primo gennaio 1981. Quando ho visto tutte le persone giovani, di circa 17-18 anni, ma anche tutti con i loro capelli, i capelli erano una cosa particolare, si distinguevano tutti i colori dei capelli che ognuno aveva li avevano anche lì. E ho letto in questo sermone di lingua inglese che il fratello Branham ha detto che quando era nell'aldilà tutti erano vestiti di bianco, ma ognuno aveva il proprio colore dei capelli. E mi sono venute le lacrime agli occhi e ho pensato tra me e me, Signore, ho esitato a dire questo ciò che ho visto e sperimentato. E qui lo sento dalla bocca del tuo servo e profeta. Sarà davvero così? Tutti saremo giovani e tutti conosceranno tutti. Tutti conosceranno tutti. Non è come una nuvola, ma siamo come siamo, con il corpo pieno e completo, percepibile al 100%. Questo è il modo in cui ho visto le persone e questo è il modo in cui sarà. Che speranza! Non solo il desiderio di essere di nuovo giovani e di poter ricominciare ma che Dio ci dia di essere giovani, non per ricominciare o fermarci di nuovo, ma per essere uniti a Dio per l'eternità. Ora, naturalmente siamo solidali con la nostra sorella e sappiamo che Dio non commette errori. Al momento è impossibile dire quando si svolgerà il funerale, perché non è ancora noto. Speriamo che mercoledì lo sapremo, in modo che io possa parteciparvi. Infatti mercoledì volerò a Bombay e poi partirò per un viaggio molto intenso attraverso quasi tutta l'India, fino alla punta meridionale, poi fino al nord. E vi chiedo di ricordarvi di me nelle vostre preghiere. Ora non so se annuncerò il prossimo viaggio in Israele. Ogni volta che un anno volge al termine, penso a Israele e agli amici che vorrebbero andarci. Il suggerimento era che dal 7, probabilmente era così, dal 7 fino a due settimane, credo fino al 18, avremmo viaggiato in Israele l'anno prossimo. Lo annunceremo. Se ci sono fratelli e sorelle che desiderano. prego. Ah, a maggio. Sì, a maggio. Dal 7 al 18 maggio. 1984. Come sapete, l'ho scritto e lo scriverò ancora. Non per opposizione ma per responsabilità davanti a Dio e all'umanità, che il 1984 verrà e se ne andrà come il 1983 è venuto e se ne andrà, senza alcuna predizione, senza alcun annuncio, senza alcun adempimento di ciò che le persone hanno annunciato. E Dio farà questo per una ragione specifica, vale a dire per giustificare la Sua parola: che nessun uomo conosce il giorno e l'ora. E questi due fratelli polacchi, che erano alla conferenza in Olanda e ci hanno fatto una breve visita hanno adottato l'argomentazione degli altri fratelli e hanno detto sì, è scritto che nessun uomo conosce il giorno e l'ora. E poi l'argomentazione è proseguita dicendo che potrebbe essere possibile conoscere oltre il periodo, che potrebbe essere un mese o un anno. E questa è una cosa così maldestra che è evidente a tutti. In un punto dice che nessuno conosce l'ora e il tempo. E quando si legge l'altro, il Signore dice, non sta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. E i fratelli hanno detto, sì. Non abbiamo ancora visto questo, ma è anche nella Bibbia. Quindi si può prendere un passo della Bibbia e cavalcarlo fino a quando non ci si sente male e poi ci si potrebbe fermare invece di prendere l'intera Bibbia, anche se il nemico è venuto e ha detto sta scritto. Poi il Signore è venuto e ha detto sta altresì scritto e ha risposto con la parola di Dio a tutte le domande. E voglio dire che il Signore prende i savi nella loro astuzia e li fa passare per stolti. E coloro che oggi sono resi stolti sono forse quelli che usciranno come saggi in quel momento. Beate sono le persone che possono sopportare di essere prese in giro da tutti e alla fine entrano nella gloria con il Signore. Cosa dice Paolo? Siamo diventati spazzatura tra gli uomini, gettati lì come l'etame, eppure inviati da Dio. Ne abbiamo parlato brevemente questa mattina. Il nemico... Non ha attaccato tutti, ma i portatori della parola. Oh, li ha attaccati, li ha colpiti da ogni parte e pensava di averli uccisi. E sapete qual è la cosa bella? Il fratello Branham lo dice in un sermone. Ogni volta che Satana uccideva un profeta, Pensava di aver fatto finire e vanificato il piano di Dio. E quando Cristo è stato crocifisso, lui era decisamente dell'opinione che ora Dio ha perso. Ora è qui nel mio ambito e ora è il momento. E poi dice semplicemente che Cristo, il nostro Signore, tolse le chiavi dal nemico e fu anche in grado di dire in seguito, io tengo le chiavi della morte e dell'inferno. Io vivo e anche voi vivrete. I profeti sono stati uccisi. Ma la parola che hanno portato è rimasta viva fino ad oggi e rimarrà viva per l'eternità. E rimane tale. Chi non ha sparso il suo sangue, chi non ha dato la sua vita di tutti gli uomini di Dio fino al Signore che poi è morto? Ora non so se qualcuno dei fratelli ha un brevissimo pensiero dalla parola di Dio che può essere una benedizione per tutti noi. Se è così, per favore, si faccia avanti ora. Padre Celeste, benedici le parole che abbiamo ascoltato nel nostro cuore. Dio fedele, chi siamo noi? Ti chiediamo di avere pietà di noi, di darci il timore di Dio e la riverenza dinanzi alla tua parola. Esamina i nostri cuori e riconosci ciò che intendiamo. Signore nostro Dio. Benedici ogni passo della Bibbia che viene ancora letto e concedici la grazia di sintonizzarci interiormente, di dire sì alla tua parola, di sottometterci ad essa, di sapere che siamo incorporati in essa, perché per te è una piccola cosa aiutare i deboli o i forti. Entrambi dipendono dal tuo aiuto. Oh Signore, a te vanno i ringraziamenti e l'adorazione per la tua preziosa e santa parola. Amen. Amen. Ho sottolineato questi due versetti. Non solo il versetto 9, ma anche il versetto 8, da molto tempo. Potete vedere che ho sottolineato solo un altro versetto nel capitolo 15. Voglio leggere entrambi i versetti. Il fratello Kupfer ha letto il versetto 9. Gli etiopi e i libbi non formavano forse un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri eppure l'Eterno poiché tu ti eri appoggiato su Lui li diede nelle tue mani tue poiché l'Eterno percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. Fin qui questa preziosa e santa parola di Dio. Un'altra parola dal profeta Isaia nel capitolo 60. Il primo versetto contiene la nota frase, sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno è spuntata sopra di te. Ma poi... Nel versetto 13 La gloria del Libano verrà a te. Il cipresso, il platano e il larice verranno assieme. E ora viene per ornare il luogo del mio santuario. E io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. Non è questa una parola meravigliosa? E io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. E qual è il luogo sulla terra dove posano i suoi piedi? Quando abbiamo letto i messaggi alle sette epoche della Chiesa, allora abbiamo scoperto che dopo la Sua risurrezione, dopo la Sua ascensione. Il Signore non ha fatto un pellegrinaggio attraverso Gerico o è stato visto sul Monte Sinai, ma ha camminato in mezzo ai sette candelabri d'oro. Il luogo dove i suoi piedi camminano, sono la sua chiesa, che è chiamata con il suo nome. E qui sta scritto, io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. E questo non significa solo passare, ma restare, restare dove il Signore può venire a riposare dove lui può dimorare, dove lui può sentirsi a suo agio. E noi vogliamo ritornare al primo amore. Come sapete, nel messaggio della prima epoca della Chiesa, lì dice, ho oh questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. E se tutto deve essere restaurato e riportato all'inizio, allora non si tratta solo della parola che era all'inizio, ma di una chiesa che sia di un solo cuore e di un'anima sola. Una chiesa in cui l'amore di Dio è stato sparso attraverso lo Spirito Santo. Una chiesa in cui i suoi piedi possano posarsi. Un luogo sulla terra in cui Dio, il Signore Dio, si sente a suo agio. Altre parole che vorrei leggere in relazione al fatto che ieri sera abbiamo ascoltato la parola gloriosa nel secondo libro dei re, capitolo 2. Prima vorrei leggere nel primo libro del Re, capitolo 19, dal versetto 19: Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava, avendo dodici paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso guidava il dodicesimo paio. Elia, avvicinatosi a lui, gli gettò addosso il suo mantello. Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro a Elia e disse, ti prego, Lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò. Elia gli rispose, va e torna, ma pensa a ciò che ti ho fatto. Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio. Con la legna degli attrezzi dei buoi ne cosse la carne e la diede alla gente che la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Qui abbiamo letto e sentito ieri sera nel sermone del fratello Branham che una chiamata divina non può più essere fermata e che si decide sul posto. E non c'è più bisogno di tempo per pensarci. Eliseo offrì in sacrificio dei buoi di cui era direttamente responsabile. Prese gli attrezzi dei buoi e con essi fece un fuoco e preparò un banchetto per tutti coloro che erano rimasti. Ma lui stesso aveva ricevuto una chiamata divina e non poté più ritornare da sua madre o da suo padre. Ma si mise in cammino perché era successo qualcosa nel suo cuore a Elia non fu permesso di pronunciare una sola frase. Mentre passava si tolse il mantello, lo gettò su Eliseo e continuò il suo cammino senza dire una sola parola. Cari, se Dio è in un uomo, che sta andando a svolgere l'incarico di Dio, non ha bisogno di dire molte parole su chi cade la chiamata e su chi è destinato ad essere inserito nel programma di Dio. Con lui accade sul posto. Non ha bisogno di anni. Non ha bisogno di persone con cui parlare, ma si metterà in cammino e tutto ciò a cui potrebbe ancora ritornare lo brucerà dietro di sé. Ed Eliseo lo fece. Non poteva più ritornare al gioco dei buoi. I buoi li aveva già macellati. E gli attrezzi erano stati bruciati. Non poteva ritornare indietro. C'era solo una strada da percorrere. E ieri sera l'abbiamo sentito. Questo è un paragone con Cristo e la Chiesa. Per noi che siamo stati afferrati da Dio. Non si può tornare indietro, ma solo andare avanti, fino a quando non avremo attraversato il fiume Giordano, fino a quando non avremo raggiunto la nostra destinazione, e non da noi stessi, ma tramite la grazia di Dio. Una seconda cosa che abbiamo notato è che Eliseo non ascoltò nemmeno il profeta che voleva e doveva metterlo alla prova. Egli disse, io vado a Gilgal, tu resta qui. E cosa disse quest'uomo? Come il Signore Dio vive e come la tua anima vive? Non rimango qui, vado avanti. Questo è qualcosa di meraviglioso. Se voleste fermare un uomo che il Signore ha veramente chiamato e dirgli di fermarsi, egli non si fermerà e non sarà fermato. Continuerà a camminare finché Dio continuerà a camminare. E questa è naturalmente una grande lezione. Il fratello Branham ha fatto un paragone con questo, che le persone nel momento in cui confessano Cristo o al battesimo, di volta in volta si fermano a un certo punto e poi si riposano e pensano che tutto vada bene. Ma Eliseo non rimase a Gilgal, non rimase a Gerico, non rimase a Betel, non, non si fermò affatto, continuò a camminare con Elia, perché lui aveva la parola del Signore. Che cosa vuole quest'uomo Eliseo a Gilgal quando l'uomo di Dio che porta la parola di Dio va avanti da lì? Poi si siede su un posto solitario senza avere la parola del Signore in sé. E questo lo ha spinto. Sicuramente lui conosceva Gilgal. E Betel e tutte queste città. Non gli interessava che gli fosse permesso di vedere Gilgal come un turista, ma per lui si trattava dove vai tu, lì vado anch'io. E come il Signore vive e tu stesso vivi, non ti lascerò. Questa è diventata la mia e la vostra decisione. Nessuno può trattenerci. Siamo stati chiamati da Dio e quindi destinati a percorrere tutte queste tappe fino a raggiungere la destinazione promessa. Tutti gli altri che non erano stati chiamati erano già a Gilgal, erano già a Bethel, l'intera scuola dei profeti era là, erano già tutti là, non c'era bisogno di un altro. Ma questo altro non era destinato a rimanere nella loro scuola di profeti. Era destinato ad andare avanti, ad andare avanti consapevolmente. E questo mi rende felice, ci rende tutti felici, perché la chiamata divina è arrivata nella nostra vita. Non ci fermeremo in nessuna fase, ma andremo avanti con il nostro Dio fino alla fine, finché i nostri occhi non contempleranno la gloria di Dio al ritorno di Gesù Cristo, quando Lui verrà per portare la sposa a casa. Dopotutto, Elia fu portato via con un carro di fuoco e cavalli di fuoco. Anche noi saremo portati via. Il nostro Signore sta arrivando, proprio come Lui è andato in cielo per portare i Suoi a casa. È importante che non siamo rimasti fermi che non siamo andati per la nostra strada, ma che abbiamo seguito ben orientati colui che aveva la parola del Signore. I discepoli dei profeti non potevano fare nulla con Eliseo, o potevano profetizzare, potevano fare molte cose e dissero lo sai che il Signore porterà via il tuo Signore portandolo in alto? Sì, lo so, state tranquilli. Sì, lo so, lasciatemi in pace, non ostacolatemi. Non sono destinato ad ascoltare ciò che voi avete da dirmi. Sono destinato a ricevere la parola del Signore e a ricevere una doppia porzione per portare avanti questo ministero con la grazia e la potenza di Dio. Dunque, non rimanere fermi anche quando si dice, ascolta, abbiamo una rivelazione straordinaria. Sai, questo Elia che ti precede sta per essere rapito, questo ci è stato rivelato. Le persone non erano completamente all'esterno, ma erano sufficientemente all'esterno per fermare e ostacolare colui che camminava sulle orme giuste e per allontanarlo in modo che non raggiungesse la sua destinazione e parlarono prima della stessa rivelazione che questo Eliseo aveva già ricevuto. Questo è il punto. Se avessero parlato di comunismo, allora lui non avrebbe ascoltato una sola frase e non avrebbe neanche ascoltato una sola frase delle denominazioni. Ma loro hanno iniziato a parlare la sua lingua per gettargli l'esca e poi tirarlo a riva. Ma posso dire qui: quell'uomo non parlava la sua lingua, ma la lingua di Dio. La parola del Signore era giunta a lui ed è per questo che era in grado di distinguere. Se le persone volevano parlare con lui del rapimento, del messaggio, di tutte queste cose. Ciò entrava qui e usciva di là e lui continuava. Sia ringraziato il nostro Dio. Ieri sera abbiamo sentito che questa è un'immagine di Cristo e della Chiesa. La vera chiesa di Gesù Cristo non sarà fermata. Andrà avanti fino a quando non raggiungerà la sua destinazione. E il cielo si aprirà e il Signore ritornerà per portare i suoi a casa. Sono grato al Signore. Per tutte queste lezioni non avrebbero potuto essere più attuali e chiare. Ce ne rendiamo conto tutti? Abbiamo afferrato ciò che Dio sta dicendo in questa lezione? Dobbiamo? Amen. Grazie sorella. Questo era un momento importante. Molti ringrazieranno il Signore e dovranno dire un forte Amen, sia che si tratti dei discepoli, dei profeti a Gerico, sia che si trovino a Betel. E sapete tutti che c'è di meglio. Gerico è per così dire il covo dei briganti, ma Betel, questa è la città di Dio. Quindi, eccoti. Ecco la città di Dio, rimani qui ora. E questo morisse come vive il Signore e come vive la tua anima, che sia la città di Dio o no, che siano i discepoli dei profeti o no, io andrò avanti finché Dio andrà avanti e non ti lascerò. Questa è una potente lezione che possiamo trarre dall'intero sermone di ieri sera per grazia. Non importa se c'è una moltitudine qui che è entusiasta del profeta e una moltitudine là. Uno rimane a sinistra e l'altro a destra. E tutti coloro che sono stati chiamati e destinati da Dio camminano in modo mirato con Dio finché non vedranno la sua gloria. E voi e io saremo tra loro. Dopotutto il nostro Signore è in grado di aiutare i deboli e i forti in egual misura, perché entrambi dipendono dal suo aiuto, ed è per questo che ci rivolgiamo a lui. E oggi vogliamo ringraziarlo come mai prima d'ora e lodare il suo nome, perché riconosciamo la rivelazione attraverso lo Spirito da tutti i sermoni che il fratello Branham predicato per incarico di Dio avete tutti compreso la lezione divina attraverso il sermone che è stato tradotto ieri sera allora dite amen ad alta voce amen veniamo qui di fronte e ringraziamo insieme il Signore con tutto il cuore perché Lui ne è degno. Il suo nome è santo, la sua parola è santa, la sua chiamata, il suo messaggio, qualunque cosa sia, tutto ciò che viene da Dio è santo e noi lo riceviamo. E siamo santificati nella verità di Dio. E il suo nome è santificato in mezzo a noi. Credendo e confidando in Lui. E venendo a Lui con un cuore grato. Questo è ciò che vogliamo fare adesso. Insieme renderemo grazie al Signore. Alleluia! Lode a Dio! Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per quest'ora di grazia e per questo tempo di grazia, Signore. Tu ci hai parlato così chiaramente. E ciò che è stato un tempo si ripete ai nostri giorni. Ma Signore, i tuoi eletti, coloro che hai acquistato, con cui hai parlato, a cui hai dato le promesse, Signore, non ci fermiamo, non ci lasciamo fermare dai discepoli dei profeti. Sentiamo la tua chiamata. Sentiamo la tua voce. Non abbiamo bisogno di sentire altre voci. Sentiamo solo la tua voce. Alleluia. Abbiamo riconosciuto l'ora e il tempo in cui siamo arrivati. Signore, noi adoriamo il Tuo nome. Tu sei vicino. Alleluia. Sia lodato il Tuo nome. Alleluia. solo alcune parole per ricordare ciò che abbiamo ascoltato dal secondo libro dei re capitolo 2 in particolare ieri sera quello che abbiamo preso a cuore lo spirito di dio ci ammonisce sicuramente ad aprire i nostri occhi e ad avere una comprensione spirituale per capire nel nostro tempo cosa dobbiamo fare se abbiamo sentito la chiamata divina e se vogliamo raggiungere la destinazione. Oggi non si tratta di Elia e di Eliseo. Oggi è così che l'abbiamo sentito chiaramente. Si tratta di Cristo e della Chiesa. Questo abbiamo sentito molto chiaramente e ci ha toccato il cuore. In quel pellegrinaggio e in quel tempo si sarebbe potuto dire che grandi cose erano accadute a Gerico. Qui i proclami, qui il Signore aveva adempiuto una promessa. Lui ha protetto la casa della donna che aveva ricevuto le spie. Le mura di Gerico caddero. Qui ci viene ricordato ciò che Dio ha fatto. Ma per Eliseo Dio non era Lio Ero, ma Lio Sono. Colui che non rimane fermo, ma il Dio che va avanti. Di Betel si sarebbe... Potuto dire che prima si chiamava Luz. Qui Giacobbe ha visto la scala che saliva in cielo. Ha visto gli angeli di Dio salire e scendere. Qui ha avuto la sua esperienza. Per i discepoli dei profeti era facile dire rimani qui. Perché qui Dio si è rivelato al nostro padre Giacobbe. Qui lui lottò con l'angelo del Signore. Qui il sole sorse per lui. Ma Eliseo voleva che il sole sorgesse per loro. Non era soddisfatto che sorgesse per Giacobbe, che lottasse con Dio e che trovasse la grazia. Ora era il suo turno. Ora era il suo tempo. E al fiume Giordano si sarebbe anche potuto dire, pensa un po', qui Dio ha fatto cose potenti, qui il fiume Giordano fu diviso, qui le dieci tribù e mezza o nove tribù e mezza attraversarono verso l'altra regione. Rimani qui, questo è il luogo. No, nessuna fermata, non ci si può fermare. E questo è diventato così grande per me. E con questo non vogliamo provocare nessuno. È un fatto triste. Discepoli dei profeti qui, discepoli del profeta là. Rivelazione qui, rivelazione là. E qualche rivelazione che viene portata qua o là è più o meno corretta. Ma il resto no. E perciò si andava avanti fino al punto che soddisfaceva quest'uomo. Tutto il resto erano luoghi che avevano un riferimento ad altri in altri momenti, in altre occasioni. Adesso era la sua ora, ora era richiesto a lui, ora poteva camminare per fede e non poteva essere trattenuto. Perché no? Aveva fatto sua una promessa e gli altri naturalmente non avevano alcuna promessa, potevano rimanere lì. Non sapevano nemmeno dove avrebbero dovuto camminare, rimasero lì. Lui aveva la promessa. Quando vedrai come quest'uomo viene portato via da te, immaginate, allora accadrà. Come poteva rimanere qua e là? Era impossibile. Doveva farlo, essere sollecitato dallo Spirito di Dio con una verità nel suo cuore e camminare. Lui aveva una promessa e questa era la forza motrice nel suo cuore. La Chiesa che è stata chiamata fuori in questi ultimi giorni e lo sarà ancora non si ferma. Discepoli dei profeti qui, discepoli del profeta là, tutto questo va bene, stai tranquillo, io vado avanti. La stessa cosa che fece quest'uomo deve farla chiunque faccia parte del corpo di Gesù Cristo. Noi diciamo stai tranquillo e proseguiamo. Questo portò Eliseo alla destinazione in quel tempo e questo ci porterà in questi giorni alla nostra destinazione. Provate a immaginare se fosse rimasto a Gerico, se fosse rimasto a Betel, se fosse rimasto qua e là per ascoltare ciò che tutte le persone avevano da dire. Avrebbe ascoltato per ore e per giorni e nel frattempo tutto sarebbe già accaduto e lui sarebbe rimasto lì ad ascoltare. No. Lui sapeva di cosa si trattava, perché la potenza di Dio era già scesa su di lui con la chiamata divina. Ed è così per tutti noi. Non possiamo fare altro che camminare con il nostro Signore e Salvatore e vedremo la sua gloria come certamente Lui l'ha promesso. Chi vince? Così è scritto nell'ultimo messaggio dell'epoca della Chiesa. Come io ho vinto, siederà con me sul mio trono. Come io ho vinto e mi sono posta a sedere sul trono del Padre mio. Dunque, chi fa parte dei vincitori non può fermarsi. Non può ascoltare a lungo qua e là e poi essere totalmente confuso. Chiunque abbia sentito parlare di Dio custodisce la parola della promessa nel suo cuore e va avanti. Non la mescola con nulla, ma aspetta finché la vede realizzata. E lo stesso sarà con noi con tutta la Chiesa chiamata fuori. Lo credete? Io posso crederlo con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore, posso crederlo e questo mi rende felice, questo mi rende grato. Lode e ringraziamenti al nostro Signore. Amen.